Ciao a tutti, qui è Barbara che vi parla. Continuiamo questo esperimento delle newsletter video. Fateci sapere se vi piace l'idea. Il piccione viaggiatore ha lo scopo di informare i nostri amici clienti sulle novità della campagna del consorzio. Si apre in questi giorni la nuova campagna 2016-17 con le prime partenze. Quindi, bentornati. Finalmente sono arrivate le prime piogge, lungamente attese. Ecco gli aggiornamenti su alcuni prodotti. Dallo scorso piccione viaggiatore avrete saputo che quest'anno avremo un'inferiore disponibilità di avocado. Quindi abbiate pazienza se a volte non arriveranno anche se richiesti. Cercheremo di mandarli a tutti un po' a turno. Abbiamo in campo nuovi impianti di avocado e altri ne impianteremo, ma essendo grandi alberi hanno i loro tempi di crescita. Questi hanno un paio di anni. Piove sotto le naveline. Quest'anno abbiamo valutato l'idea di ritardare l'inizio della raccolta delle naveline e abbiamo stabilito di cominciare a metà novembre, ritardando quindi una settimana 10 giorni rispetto al passato. Questo ci permetterà di mandare un prodotto un po' più maturo, sperando che questa sia una scelta gradita. Per cui nella prima metà del mese di novembre, come agrumi, spediremo sostanzialmente clementine, mandarini Satsuma, limoni, questi ultimi in cassette da 6 kg quest'anno, e come altra frutta, uva nera, fichi d'India, melograni, banane. Ora piove, arrivederci! Dai! No. Buongiorno a tutti, qui Michele e Vittoria da Caudarella che vi aggiornano sulle condizioni dei fichi d'India di quest'anno. Come molte altre produzioni agricole in Sicilia, quella dei fichi d'India non è delle migliori, anzi è proprio limitata in termini di quantità. Le cause? Un inverno quasi del tutto privo di piogge, temperature e sbalzi termici che hanno maltrattato le piante nei momenti più delicati come fioritura e allegagione. E come se non bastasse, quest'anno l'attacco da parte della mosca della frutta ha dimensioni da piaga biblica. Ma non vogliamo né lamentarci né tantomeno darvi la sensazione che quest'anno non avrete i nostri fichi. Anzi, vogliamo soltanto spiegarvi bene i motivi che potrebbero causare dei ritardi nelle spedizioni di quest'anno. Breve nota sulla fisiologia dei fichi d'India. La maturazione naturale dei fichi d'India è tra luglio e settembre e per avere il frutto tra ottobre e dicembre si effettua la pratica della scozzolatura, ovvero si eliminano tutti i frutti e si porta la pianta a produrne di nuovi, così da ritardare il raccolto. La maturazione è scalare e a dispetto dei frutti che potreste trovare nei supermercati, vi invitiamo a gustare la differenza, anzi forse è meglio di no, noi facciamo in modo di mandarvi il frutto nel momento migliore, quando è già dolce e profumato, ma ancora compatto e croccante, che con l'imprevedibilità del clima degli ultimi anni sta diventando sempre più una lotteria. Noi ci proviamo e infatti ci riusciamo. Quest'anno la maturazione è in ritardo di circa una settimana rispetto a quanto ci eravamo prefissato e per questo ci scusiamo se nella prima spedizione di ottobre i nostri fichi non sono stati disponibili. Infine, come avrete già notato, i fichi hanno subito un notevole aumento nel prezzo e ci piacerebbe spiegarvi bene da cosa dipende. Prima di conoscere la realtà del pollaio, la nostra azienda più che circondata da galline era sorvolata da avvoltoi, che pagavano al produttore, cioè a noi, il prodotto sulla pianta una miseria. E non vogliamo tediarvi con tutto quello che accadeva durante la filiera, ma che potrete ben immaginare. Avete presente un operaio pagato bene, trattato bene, con delle garanzie? Ecco, loro no. Partendo da quei conti, abbiamo valutato un prezzo congruo per il conferimento al consorzio. E già da subito ci siamo resi conto che non riuscivo a pagare il lavoro che stavamo facendo. Appena entrato a far parte del pollaio e da subito coinvolto nelle decisioni del direttivo, non avevo proprio il coraggio di proporre un aumento del prezzo e quindi anche per l'anno successivo abbiamo mantenuto lo stesso. Quest'anno abbiamo timidamente proposto un prezzo che ci permettesse di non autostruttarci. E che comunque molto spesso è più basso di quello che potete trovare in Sicilia, dove nelle bancarelle della frutta i fichi d'India vengono venduti tranquillamente a 3 euro al chilo. Da Caudarella è tutto. A presto. E veniteci a trovare, che qui si sta bene. Wow.
Buongiorno, sono Adrien. Dall'anno scorso mi sono occupato dell'organizzazione dei trasporti dei nostri prodotti verso i vostri luoghi di scarico. Finora avevo sentito solo alcuni di voi, forse quelli per i quali i trasporti sono stati un po' più problematici. Adesso, tramite questo piccione, tutti voi mi potete sentire. Da questa stagione in poi dobbiamo definire un particolare, non così particolare, per il trasporto dei nostri prodotti. Avevo sempre ritenuto come quantità minima trasportabile su una pedana la somma di 40 cestelli di frutta. E sarebbe ancora valido questo calcolo se le casse fossero rimaste da 12 kg ciascuna. Ma siccome abbiamo nuovi prodotti come i fichi d'India, l'uva e i melograni in casse da 6 kg, o altri prodotti che si sono ridimensionati come i limoni, gli avocados, la somma di 40 cestelli rappresenta meno peso, anche meno volume, e quindi non possiamo spedirvele a 40 casse su una pedana. Sia per un problema di costi, ma anche per la stabilità delle pedane del camion, che se sono troppo basse, rischiano di fare cadere le altre. Quindi da adesso in poi vi chiediamo di considerare come minimo spedibile su una pedana non più 40 casse, ma una somma di 480 kg di prodotto. Ecco, grazie. La coltivazione economicamente sostenibile delle banane nella Sicilia costiera è possibile soltanto da una quindicina d'anni a causa del cambiamento climatico. Le banane si riproducono molto facilmente tramite i polloni che le piante adulte emettono numerosi. Crescendo in 2 anni, da così a così, nel clima siciliano, al secondo anno entra in produzione. Come potete vedere, pianto da 2 anni con casco. Nel 2000 Roberto ha iniziato a moltiplicare la sua unica pianta, tenuta fino ad allora quasi solo per decorazioni, fino ad avere circa 150 piante. Dal 2013 riprodotte altre 200 circa. La produzione di queste piante è stata utilizzata per gli usi familiari e per il mercato locale. Negli ultimi 3 mesi ne abbiamo piantato altre 600 circa, insieme a 45 avocado, 16 piante di mango ed un'altra cinquantina di piante fruttifere subtropicali. Una pianta di banane produce una quindicina di chili al secondo anno ed una quarantina di chili all'anno a partire dal terzo. Pertanto, entro un paio d'anni dovremmo poter soddisfare richieste più consistenti. Io mi chiamo Abdullahi Ba, sono dalla Guinea, sono in Sicilia qui in 3 anni, sono un agricoltore della banana a Costa Saraceno. Potete vedere un casco cresciuto nuovo, spero di produrre tante cose nell'agricoltura subtropicale. Io mi chiamo Mostafa, vengo dal Marocco, sono qui per coltivazioni dei banani, per agricoltura dei banani. Sono qua da 3 anni fa. E questo banane che ho piantato io da 2 anni fa. Inshallah. Inshallah.